Le Marche, una regione in grado di trasportare, di innovarsi. Per questo ciclo di trasmissioni vi proponiamo delle aziende che sono eccellenze regionali, 5 gemme che sono state in grado di andare ben oltre i confini della Regione Marche. Una selezione di grandi aziende beneficiarie del PSR Marche, aziende pioniere nel loro settore, che mettono al centro del loro progetto sostenibilità e ricerca. Questa è la quinta puntata per immergerci nel verde delle Marche e scoprire da vicino il sistema rurale marchigiano. Siamo ad Ascoli Piceno, dove da oltre 40 anni la cooperativa Caserosse si occupa di portare dalla terra alla tavola i migliori sapori marchigiani. Tutti i prodotti sono realizzati in maniera artigianale, avendo cura di scegliere materie prime di ottima qualità. Protagonista assoluta è proprio l'oliva tenera ascolana DOP. Dall'idea di alcuni giovani studenti di agraria ascolani nel 1982, tra questi campi è nata la cooperativa Caserosse. Dapprima solo seminativi, ettari coltivati tra oliveti e vigneti. Poi, con il passare degli anni, nelle campagne picene si è fatta strada quella che sarebbe stata la vera protagonista, un'autentica tipicità marchigiana, l'oliva ascolana DOP. Noi abbiamo acquistato una porzione della terra dove sussistevano sia l'agriturismo, che nel frattempo abbiamo fatto un capannone per la trasformazione di questi prodotti. Abbiamo impiantato un oliveto di tenera ascolana, 2 ettari circa, che abbiamo alle nostre spalle, e abbiamo iniziato anche a fare tutta la filiera dell'oliva tenera ascolana. L'oliva tenera ascolana è stata una mia grossa sorpresa. Noi abbiamo fatto tempo fa un incontro come DOP ad Ascoli, abbiamo invitato il presidente dell'Enit, il quale mia insaputa ha detto che il primo prodotto che caratterizza l'Italia è il parmigiano. Lui ha detto che il secondo prodotto è l'oliva tenera, che è conosciuta. Io ne sono stato ovviamente molto contento per questo aspetto, ma in effetti è vero, perché il territorio, anche se produce, diciamo, le olive, abbiamo dei mercati. Io ho portato le olive in Germania e in Francia, quindi in realtà è un prodotto conosciuto da parte di molti operatori. Dalla raccolta alla produzione, qui è possibile trovare nel Piceno tutta la filiera. Sì, ovviamente non sono solo io che faccio le olive, c'è un disciplinare di produzione che divide diversi soggetti. Alcuni agricoltori conferiscono le olive ai deamarizzatori, io ho diversi amici, colleghi che mi portano le olive, quindi, e questo è un'economia circolare che da una parte dà il reddito ai lavoratori del territorio, e dall'altra parte salvaguardiamo il territorio, perché avere un marchio DOP all'interno del territorio. Il territorio significa questo, significa tutto il comune di Ascoli, quella di Fermo e parte della provincia di Teramo, la sponda sinistra del Vomano. Tutto in questo territorio è riconosciuta la DOP Oliva Ascolana del Piceno. Le peculiarità del territorio di Ascoli non è solo la produzione dell'oliva. Oggi, diciamo, mentre negli anni 80, fino agli anni 80, si produceva per il mercato, oggi la filosofia è molto diversa, c'è un territorio con la sua peculiarità, quindi noi siamo un emblema, perché l'oliva tenera ascolana DOP è un po' un veicolo per il territorio della provincia di Ascoli, Fermo e Teramo, e quindi questi sistemi, la produzione e il prodotto tipico, sono, diciamo, è un sistema che fa sinergia, quindi dà la possibilità agli agricoltori di avere reddito e al territorio di conoscersi con dei prodotti sicuramente molto validi. Le Marche riescono così a farsi conoscere anche fuori dalla regione, ma soprattutto anche fuori Italia. Qual è la filosofia della cooperativa Caserosse? La filosofia della cooperativa Caserosse è quella di rimanere nel territorio, valorizzare i prodotti del territorio, perché non abbiamo solo l'oliva, ci abbiamo i ciaiuscoli, ci abbiamo tantissimi altri prodotti, perché solo in questo modo, facendo sinergia tra le diverse realtà, i diversi territori, si riesce a stare sul mercato e rendiamo, come dire, più fruibile tutto quanto il territorio di Ascoli, facciamo conoscere sostanzialmente di più e con dei prodotti sicuramente molto validi. Una particolarità, vedete le foglie,
questa foglia qui, per esempio, non è lineare, è una foglia un po', diciamo, affusolata, larga, non regolare. Questa è la caratteristica dell'oliva tenera ascolana. Solo in questo modo si riconosce. Questo è un impianto di oliva potato a vaso, abbastanza diradato, perché dobbiamo diminuire la carica delle gemme per avere dei frutti abbastanza grandi per poi ovviamente avere la possibilità di fare l'oliva ripiena. Siamo con Mireno Marcelli, socio della cooperativa Case Rosse, per vedere da vicino il procedimento dalla terra alla tavola dell'oliva ascolana DOP. Le olive, una volta raccolte dalla cooperativa, il procedimento naturalmente con soda, poi finocchio bastardo, eccetera, vengono messe dentro a questi bidoni da 100-130 kg con una soluzione salina 7,5-8%. Naturalmente, avendo una soluzione importante, non possono essere lavorate in questa maniera, ma hanno bisogno di essere dissalate. Noi di solito le dissaliamo per 5 ore, 5 ore e mezza, 6 ore, assaggiando poi l'oliva. Una volta che riteniamo che l'oliva sia arrivata al giusto grado per poter essere lavorata, la lavoriamo. Una volta dissalata, con questi bidoni di acciaio viene scolata l'acqua. Naturalmente i bidoni vengono portati in sala lavorazione. Iniziamo la lavorazione proprio con la macchina per lavorare la dopa. La carne viene messa dentro questa tramoggia, poi l'operatore, il signor Paride, farà partire adesso la macchina. Nel cestello qui vengono messe le olive, che poi andranno tagliate da un coltello e poi vanno a finire dentro alla tarina per essere poi panate. Mirella sta facendo adesso la panatura. Bisogna lavorarle più volte la DOP, perché essendo un'oliva molto tenera ha bisogno di essere sia dall'operatore che da chi pana da quest'altra parte, dall'operatrice, deve essere stretta, altrimenti passata nell'uova, nel pan grattato, tende ad allargarsi e a rompersi. E poi dopo viene messa in frigo per essere poi imbustata, surgelata a secondo delle esigenze e dei nostri clienti, la richiesta che abbiamo. C'è anche il confezionamento, quindi tutto all'interno di questa struttura. Sì, il confezionamento viene fatto in buste da chilo e da 2,5 kg che facciamo noi. Quali sono un po' i numeri di queste olive? I numeri di queste olive, noi siamo anche molto soggetti al discorso naturalmente meteo. Quest'anno abbiamo lavorato meno olive in quanto c'è stata una grandinata. La richiesta della DOP è crescente. È molto più complicata naturalmente lavorarla, trovarla, invece di una greca o di una spagnola, che si trovano senza grossi problemi. Si lavora nell'ordine dei 3 quintali, 4 quintali mensile la lavorazione della DOP. Parliamo di una lavorazione per i gruppi che prendono il surgelato. Poi abbiamo anche le persone che naturalmente sono dei privati, vengono su e la prendono. Non producete solo olive però? No, la nostra produzione è fatta da olive, cremini, saltimbocca, mozzarelline panate, formaggio di pecora panato. Come mai la scelta di produrre e confezionare, quindi per il consumatore, non solo olive? Come mai questa scelta? Perché lei sa meglio di me, il mercato richiede certe tipologie. Presentarsi con un solo prodotto, anche se è la cosa trainante l'oliva ascolana del Piceno DOP, magari dare a dei negozi, a dei grossisti, a dei privati, altri piccoli prodotti, che poi naturalmente nell'ascolano i cremini sono anche un prodotto molto molto conosciuto, e gli altri sono dei prodotti che forse si possono trovare sicuramente in altre parti anche d'Italia, ma cremini e oliva ascolana del Piceno DOP, oliva ripiena, insomma, si trova solo qui da noi. A supportare la cooperativa Case Rosse è il PSR Marche, programma di sviluppo rurale, che opera sul territorio regionale ed è il principale strumento per la programmazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale.
L'obiettivo è quello di ridare sempre più centralità all'agricoltura nell'economia della regione, rafforzare l'innovazione nel settore, scommettere su una sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il programma di sviluppo rurale della Regione Marche diventa quindi fondamentale per salvaguardare il territorio, ma anche per ottenere un prodotto di qualità, quindi. Certo, stiamo facendo ovviamente delle prove insieme a diverse università, sia di Ancona che di Camerino, cercando di affrontare i problemi. Non è una passeggiata, questo perché soprattutto sull'oliva dobbiamo stare attenti, per esempio per il discorso della raccolta, che le olive non si ammaccano, perché poi dall'altra parte abbiamo le regole che ci impone il disciplinare di produzione, quindi dobbiamo cercare di trovare un equilibrio tra le problematiche che ci si presenteranno con la raccolta meccanica, quello che prevede il disciplinare di produzione. Dobbiamo fare sintesi e vediamo adesso, stiamo analizzando i risultati delle prove fatte negli anni passati. Quest'anno faremo le ultime prove e cercheremo di mettere a punto un progetto, un percorso per l'oliva tenera scolare. Fondamentale il supporto del PSR Marche per finanziare dei progetti importantissimi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'oliva ascolana. Beh, certamente sì, la Regione Marche ha finanziato un progetto che si chiama Oro Verde, che si occupa proprio in maniera specifica dell'oliva ascolana tenera DOP del Piceno, e nello specifico questo progetto cura tutto il processo di deamarizzazione dell'oliva ascolana. È un progetto che ha due capisaldi. Da una parte c'è il consumatore, ossia la tutela del consumatore, nel senso che la qualità del prodotto che deve arrivare al consumatore deve rimanere inalterata, perché è un brand già acquisito. Il secondo aspetto è la tutela dell'ambiente. Noi interveniamo incentivando la sostenibilità di questo processo. Quindi quanto ha supportato questo progetto il programma di sviluppo rurale? Beh, moltissimo. Moltissimo, perché tutto quello che io vi ho illustrato adesso è stato completamente supportato dalla Regione Marche, che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto. Molti altri gli studi finanziati dal PSR Marche, al centro l'oliva, studi che vedono la collaborazione tra università e la cooperativa Case Rosse. Bene, uno di questi riguarda la velocizzazione e l'abbattimento dei costi di produzione, soprattutto della raccolta delle olive. È risaputo che le olive ascolane hanno un problema tecnologico, sono tenere, si abbaccano facilmente, per cui la raccolta meccanica era stata pressoché abbandonata. Col PSR, con l'Università Politecnica delle Marche, col professor Davide Neri, si sta portando avanti questa nuova ricerca sulla possibilità di raccolta meccanizzata delle olive verdi ascolana tenera del Piceno DOP. Altro studio che si sta portando avanti, e qui è coinvolto il consorzio e anche l'Università di Camerino, e la cosa bella è che le olive ascolane lavorano a 360 gradi, tengono a impegnare tutte le università del territorio, e questa prevede, su degli studi fatti già in precedenza nel 2005, la individuazione di un lactobacillo che, oltre a fermentare le olive in salamoia, presenta un enzima, la beta-glucosidasi, che è capace di deamarizzare le olive. Questo porta innumerevoli vantaggi. Mira a ridurre fortemente i tempi di deamarizzazione per ottenere un prodotto qualitativamente superiore. Progetti importanti che non sarebbero stati possibili senza il PSR Marche. Bene. Beh, senza il PSR Marche questi studi non potevano essere portati avanti, perché sono idee di gente che studia, che si impegna, ma tutti gli studi hanno sempre bisogno di operatori che credono, operatori disponibili, ma soprattutto di finanziamenti per portare avanti la ricerca. Ottimi risultati ottenuti negli anni, ma adesso si guarda anche al futuro. Certo, si guarda al futuro cercando, di risolvere diversi problemi. In agricoltura noi abbiamo il problema della raccolta, quindi stiamo adesso sfruttando il PSR, che prevede degli incentivi su dei prototipi per la raccolta delle olive. Lei tenga conto di questo, che io sto facendo insieme ad altri colleghi nuovi impianti di oliva tenera ascolana, mentre prima si facevano così, oggi stiamo molto attenti. Primo, dobbiamo impostare le piante per la raccolta meccanica.
organica, sia dell'oliva tenera che delle olive da olio. E c'è tutta una problematica dietro queste cose. Altro, diciamo, cosa estremamente interessante con il PSR è il cambiamento nel modo della deamarizzazione delle olive. Nel processo di deamarizzazione viene usata tantissima acqua per allontanare la soda. Stiamo vedendo con un progetto del PSR di limitare moltissimo l'uso di quest'acqua, per avere ovviamente poi un prodotto che sia edulo e che sia buono. Possiamo anche parlare di anni difficili a seguito dei cambiamenti climatici. Sicuramente, questo è un grossissimo problema. Se voi vedete alle mie spalle, questo è un oliveto che è irrigo. C'è un tubo che nel periodo che va dalla fine fioritura alla raccolta io somministro acqua. Abbiamo costituito anche un laghetto, qui noi non abbiamo acqua. Però col laghetto abbiamo regimato tutte quante le acque del capannone, della strada, eccetera, quindi abbiamo la disponibilità di avere a disposizione l'acqua. Però questa è anche una filosofia oggi fatta all'interno della regione. Mentre prima fare un invaso era abbastanza complicato, oggi la regione ha capito che se non utilizziamo l'acqua che il buon Dio ci dà ogni tanto, ecco, i problemi sicuramente in agricoltura saranno molto 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 grossi, perché dobbiamo affrontare non solo il discorso dei cambiamenti climatici, ma anche la mancanza di manodopera, la specializzazione, perché lei pensi questo, che andare a raccogliere tutti lo fanno, andare a potare è leggermente più complesso, perché tu devi sapere quali rami tagli, non tutti i rami portano i frutti, così vale per l'olivo ma vale anche per le altre colture. Lei ha riscontrato questi problemi di manodopera? Sì, purtroppo sì, anche se noi abbiamo una cooperativa e quindi facciamo lavorare i soci, però abbiamo dei picchi, soprattutto nel periodo della raccolta e nel periodo della potatura, dove è difficile trovare manodopera, questo sì. Con una manodopera che manca, la cultura dell'agricoltura va diffusa e sempre più coinvolte sono le nuove generazioni che vanno educate ai sapori, così che possano conoscere i prodotti della Regione Marche. Io ho in azienda, ospito spesse volte i bambini delle scuole, facciamo fattorie didattiche. Io mi diverto molto, cioè nel senso che con questi bambini faccio assaggiare tutta una serie di prodotti. L'oliva tenera ascolana, l'oliva in salamoia al naturale, in realtà è una vecchia ricetta a tempo dei romani, è un'oliva leggermente più amara e croccante, e cerco di farla assaggiare e soprattutto spiego ai bambini che devono memorizzare questi prodotti. Memorizzare che cosa significa? Perché oggi se vai nei supermercati trovi di tutto, però lo scopo anche di non aver memorizzato questi prodotti ti pone verso il prodotto che assaggi in maniera critica, perché tu non hai la memoria storica di determinati sapori. Avendo invece la memoria storica di questi sapori, che potrebbe essere ovviamente l'oliva, l'olio, eccetera, uno riesce ad essere un consumatore molto più oculato. Io ho sempre avuto, diciamo, molta fiducia in quelli che i nostri nonni hanno lasciato. Cioè, nel senso che i prodotti non si inventano, inutile che stiamo a dire, il prodotto è il risultato di un'azione di salvaguardia soprattutto, quindi salvaguardare le nostre olive, salvaguardare le nostre realtà zootecniche, eccetera, è sicuramente vincente in un mercato che oggi è omologato, in un mercato che vuole sicuramente un livellamento dei sapori, non ha la memoria storica di questi sapori. Noi riusciremo solo, l'Italia riuscirà solo ad andare avanti se riesce a difendere la sua storia e i suoi prodotti. È un risultato che si ottiene grazie alla cura e alla passione verso il territorio e verso il prodotto, ma proprio anche con la cura nei confronti di questa che è una vera e propria professione. Sicuramente è un lavoro molto molto difficile, impegnativo. Alcune volte la redditività delle iniziative, diciamo, non è molto molto che depone ad andare avanti, però c'è la voglia di non lasciare, di trovare sempre soluzioni ai problemi che si presentano. Ma l'agricoltura è stata sempre questo, l'agricoltura è stata sempre un continuo confrontarsi, verificare e andare avanti.
Abbiamo visto in questo ciclo di trasmissioni come il PSR abbia contribuito alla crescita, all'innovazione e alla competitività di 5 aziende del territorio, ma il PSR avrà una nuova programmazione. Siamo con l'assessore all'agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini. Ecco, assessore, che cosa prevede il PSR per il futuro prossimo? Allora, prevede tutta una serie di azioni e di misure che ovviamente ci auspichiamo manterranno un po' un livello alto per quanto riguarda proprio la capacità, come diceva lei, di competitività delle aziende, soprattutto per l'innovazione. Riguardo l'innovazione, io credo che sia fondamentale cercare di veramente lavorare sempre di più per l'agricoltura 4.0, sistemi innovativi, anche transizione del digitale, che sono degli strumenti fondamentali per ogni tipo di azienda, ma anche per le aziende agricole. Poi sempre sosterranno le azioni agroambientali, quindi ormai è abbastanza chiaro l'indirizzo verso, diciamo, una sostenibilità ambientale anche in agricoltura. Quindi alcune misure, tipo quelle che riguardano il biologico ad esempio, saranno fortemente sostenute. Il biologico ormai, per quanto riguarda la Regione Marche, è diventato un vero e proprio punto di forza. Siamo tra le regioni, anzi credo la seconda regione in Italia, per percentuale di suolo agricolo bio. Arriviamo quasi al 25%. Considerate che l'Europa ha posto come percentuale, come obiettivo per il 2030 il 25% di suolo agricolo dedicato appunto al biologico, quindi di fatto noi già l'abbiamo quasi raggiunto con praticamente 7 anni di anticipo. Poi ovviamente benessere animali, il discorso anche dei giovani fondamentale, puntare sempre di più e riportare i giovani a lavorare la terra, ma in una visione sicuramente moderna, innovativa, come dicevo prima, con quegli strumenti che soprattutto i giovani sono anche capaci di saper utilizzare quotidianamente. Sostenere anche il ricambio generazionale, moltissime aziende hanno proprio una caratteristica familiare, quindi è importante che il senior della famiglia riesca, diciamo, a trasmettere anche quelle competenze, quel saper fare che è caratteristico anche di noi marchigiani come proprio tradizione imprenditoriale, e lo junior, il giovane, appunto ne acquisisca la mentalità, però lo rimodernizzi, no, con quegli strumenti anche nuovi che appunto la tecnologia mette a disposizione. Altro aspetto importante è la valorizzazione di tutte quelle azioni multifunzionali delle aziende agricole, quindi gli agriturismi, la parte anche dell'enoturismo, dell'olioturismo, che è una nuova legge che abbiamo messo a disposizione, stiamo mettendo a disposizione delle aziende, perché oltre la produzione agricola ci sono anche altre possibilità appunto per trarre dei profitti aziendali, che però allo stesso tempo anche siano fortemente legati alla promozione del territorio, quindi che si crei veramente una filiera in un certo senso, una visione certamente al passo coi tempi, assolutamente, perché l'agricoltura rappresenta da un lato sicuramente una tradizione, perché la lavorazione della terra c'è sempre stata, parliamo, no, come il settore primario italiano in tutti i sensi, però allo stesso tempo appunto sapendo che non si può rimanere ancorati a certi metodi, a certe funzioni, a certi sistemi, perché comunque il mercato, il mondo in generale è in continuo movimento ed evoluzione, quindi è fondamentale saper intercettare anche quelle che sono le occasioni che appunto si presentano. Ultima cosa sulla quale stiamo
lavorando è quel il discorso che è relativo alla sburocratizzazione e alla semplificazione degli atti. Per venire incontro anche a quelle che sono le giuste richieste da parte sia dei tecnici che degli imprenditori, la Regione sta mettendo sempre di più in campo un'azione proprio di sburocratizzazione e pulizia di tutti quegli orpelli che spesso vengono giustamente anche ritenuti un po', non dico inutili, però comunque diciamo delle barriere tra la richiesta, la domanda e poi diciamo quello che è la produzione degli atti. Oltre quindi la semplificazione dei bandi, anche una semplificazione nella rendicontazione, un velocizzare un po' tutti diciamo le procedure, che è fondamentale perché appunto la burocrazia è tra i primi nemici proprio dell'impresa. Termina qui il ciclo di trasmissioni Marche Verdi. L'appuntamento è con la prossima programmazione del PSR Marche e con nuove aziende del territorio.